Salve ragazzi, allora completiamo quindi questo capitolo sull'induzione elettromagnetica andando a vedere qual è la stima della energia immagazzinata da un induttore, cioè che significa l'induttore, abbiamo detto il solenoide, cioè quell'elemento circuitale che inserito in un circuito RL ha l'effetto di ritardare il raggiungimento della corrente di regime. In particolare abbiamo detto, ad esempio, che se stiamo chiudendo il circuito, l'effetto del solenoide, ovvero dell'induttore, è quello di ritardare il raggiungimento della corrente massima. Viceversa, nel momento in cui apriamo il circuito, l'effetto dell'induttore è quello di ritardare il raggiungimento di una corrente zero nel circuito stesso. Quindi questo che cosa significa? Che il generatore che ad esempio agisce nel momento in cui chiudiamo un circuito RL, facciamo l'esempio del circuito RL, il generatore deve compiere un lavoro in contrasto a questa resistenza che incontra a far circolare corrente fino al raggiungimento della corrente massima. Quindi, siccome l'induttore sta resistendo al raggiungimento della corrente massima, il generatore non deve fare altro che compiere un lavoro, e questo lavoro lo possiamo pensare immagazzinato nell'induttore stesso. Cioè è un lavoro che deve fare per vincere le resistenze dell'induttore. Quindi è un'energia che possiamo associare all'induttore stesso. Bene, la stima, il valore del lavoro che deve fare il generatore per far circolare corrente I generica in un induttore si dimostra essere pari a un mezzo di L quadro. Per vedere il motivo per cui è questa, possiamo fare una semplice osservazione. Cioè immaginiamo questo induttore e immaginiamo una carica, ad esempio positiva, perché immaginiamo la positiva perché c'è più comodo in quanto la corrente noi l'attribuiamo sempre al moto delle cariche positive. Quindi questa carica positiva delta Q, la chiamiamo, si deve spostare da un'estremità all'altra dell'induttore e quindi siccome sappiamo che questa corrente I è data dal rapporto tra delta Q e delta T, quindi se dividiamo il delta Q, che è la carica che sta passando dall'estremo superiore all'estremo inferiore dell'induttore, dividiamo questo delta Q diviso il tempo impiegato, abbiamo la corrente in quell'intervallo di tempo. Ovviamente, se volessimo quella istantanea, dovremmo fare la derivata di Q rispetto al tempo. Ma d'altronde sappiamo che per la legge di Faraday-Neumann la forza elettromotrice ai capi dell'induttore è proprio pari a meno L I su delta I su delta T, ovvero in forma differenziale meno L di I su dt. Ora, in valore assoluto, ovviamente questa variazione di potenziale ai capi dell'induttore la posso scrivere in modo molto più semplice come delta V, chiamiamolo delta V, la differenza di potenziale ai capi dell'induttore, uguale ad L per delta I su delta T. Bene, andando a mettere al posto di I Q delta T, abbiamo quindi che, siccome sappiamo che il lavoro è dato il lavoro per portare la carica delta Q dall'estremo superiore all'estremo inferiore dell'induttore, ovvero per fargli subire una differenza di potenziale per portarlo da un potenziale V a un potenziale V più delta V, quindi è uguale a Q per delta V. Noi sappiamo che questa è la relazione tra il lavoro e la differenza di potenziale. Se scriviamo il delta Q come I delta T, e al posto di delta V ci mettiamo L delta I su delta T, che
dell'espressione della legge di Faraday-Neumann, abbiamo che questo lavoro, diciamo, finito per portare nel tempo delta t la carica delta q da un estremo all'altro è pari ad Li delta i. Allora facciamo subito un'astrazione, non seguiamo ora il libro, visto che avete ora la possibilità di fare il calcolo integrale. Questa espressione stessa si può scrivere in forma differenziale in questo modo, cioè dv doppio, cioè la variazione infinitesima di lavoro, cioè il lavoro infinitesimo che bisogna compiere, è pari a Li de i, cioè stiamo sostituendo praticamente le variazioni finite delta con le variazioni infinitesime differenziale, con i differenziali. Sapete che è possibile fare questa sostituzione perché si può approssimare la variazione finita con il differenziale per variazioni infinitesime della grandezza fisica in questione. Ora, se voi fate l'integrale membro a membro di questa espressione, cioè se fate l'integrale, un attimo qua, non scrivo, integrale di dv è uguale integrale di Li di i tra chi? Dv tra 0 e v doppio, cioè supponiamo che vogliamo considerare il lavoro totale, inizialmente è 0, poi diventa v doppio, e la corrente supponiamo che da 0 diventa i grande, chiamiamo i grande la corrente di regime praticamente, cioè sappiamo che a regime la corrente diventa I. Bene, se ci mettiamo a fare un po' questi calcoli qui, ecco che ce li avete qui sul libro, dovete fare l'integrale tra 0 e I di Li di I, ovvero L integrale tra 0 e I di Li di I, qua c'è una L di più, mi raccomando, toglietela, quindi la L la possiamo, quindi non c'è questa L, mi raccomando. E viene Li quadro mezzi tra 0 e D, cioè un mezzo di Li quadro, che era l'espressione che volevamo calcolare. Vi faccio solo osservare che questo risultato, se non avessimo avuto lo strumento matematico dell'integrale, l'avremmo potuto ottenere come di solito otteniamo, come abbiamo fatto ad esempio per il condensatore, per l'energia immagazzinata nel condensatore. Il lavoro per la carica del condensatore, ad esempio, l'abbiamo calcolata come l'area al di sotto della retta che rappresenta l'andamento del potenziale in funzione della carica. E qui, nello stesso modo, possiamo farlo come area al di sotto della curva che rappresenta il flusso del campo magnetico, perché abbiamo qui Li al variare di I. Mi raccomando, qui c'è una phi di B, qui sul testo ogni tanto manca qualche carattere o c'è qualche carattere in più. Quindi ritornando a ciò che stavo dicendo appena adesso, posso calcolare l'area di un triangolo, quindi viene banalmente un mezzo di Li quadro. Ma comunque, avendo noi gli strumenti matematici dell'integrazione, preferiamo adoperare questi che sono più raffinati. Ora, ma praticamente per unità di volume di induttore, cioè all'interno del campo nel campo magnetico presente all'interno del solenoide, quanta energia per centimetro cubo è presente a causa appunto della presenza di questo solenoide? Beh, devo fare un calcolo molto simile a quello che abbiamo fatto per la densità di energia all'interno di un condensatore. E quindi che cosa dobbiamo fare? Chiamiamo con W piccolo con B, W piccolo, non W grande, quindi la densità di campo magnetico, di energia associata al campo magnetico, uguale al rapporto tra il lavoro speso diviso il volume all'interno del solenoide.
E se ci mettiamo a fare un po' di calcoli, ovviamente 1 su SL lo posso portare fuori, al posto di WL ci posso mettere LI quadro mezzi, un mezzo di LI quadro di prima, ovvero facendo un pochettino di calcoli, scrivendo al posto di L, trattandosi di un solenoide, sappiamo che l'L vale mu0 n quadro su L per S, questa è la L, il valore dell'induttanza di un solenoide, e questa L non mi convince proprio, anche qui c'è un errore, quindi qua c'è I al quadrato, e quindi viene 1 su 2SL mu 0 n quadro su LS per I quadro, cioè 1 su 2 mu 0, eccetera, eccetera, per mu 0 n su l i al quadrato. Ora, questa espressione semplificata, come la possiamo scrivere? Che cos'è questo mu 0 n su l i? Era il campo magnetico all'interno del solenoide, quindi questo qui rappresenta B, il valore di B. E oltretutto notate che i mu0 sono al quadrato al numeratore e è un 2mu0 al denominatore. Allora attenzione, se io scrivo, se io scrivo un attimo soltanto che cancelliamo questo. Allora, verrà fuori un 1 su 2 mu con 0 b al quadrato, no? Cioè evitiamo di semplificare i mu con 0, perché mi fa comodo avere mu 0 n su l i quadro, perché rappresenta proprio b, il campo magnetico all'interno del solenoide, e 1 su 2 mu 0 rimane un fattore moltiplicativo. Ecco quindi che la densità di energia accumulata all'interno del solenoide dell'induttore è pari a un mezzo 1 su 2 mu 0 b0 quadro. Ricordate che questa era molto simile all'espressione dell'energia associata al campo elettrico in un condensatore ed era uguale a un mezzo di epsilon con 0 e quadro. Ricordate questa espressione, quindi queste sono le due espressioni delle densità di energia in un campo magnetico di un solenoide, quindi questo nel solenoide e questo nel condensatore, era nel condensatore, quindi c'è una stretta analogia. Va bene, con questo abbiamo concluso questo capitolo e il prossimo argomento sarà quello delle equazioni di Maxwell. Arrivederci.